proprio perché avviene questo momento condiviso nella giornata di oggi. Il 10 settembre per me ogni anno è un momento particolare di riflessione profonda su quello che è il fenomeno del suicidio e quindi sono particolarmente onorata di essere qui. Capelli. Capelli è un romanzo, quindi non è formalmente, tecnicamente una testimonianza, non è il racconto di una storia vera, ecco, di una storia vissuta. Non lo è tecnicamente, nella sostanza in fondo lo è, nel senso che traduce in popolare fiction una serie di esperienze dirette o indirette che io ho assorbito, soprattutto nel periodo di volontariato con un amico, e che ho in qualche modo rielaborato. Molto spesso mi viene chiesto, è un romanzo autobiografico? E insomma, io dico, sì e no, nel senso che lo è da un minimo dell'1%, perché è vero, non è possibile, che qualcosa di sé fortemente, fino a marzo del 99, perché grazie al cielo sono fatta là, e quindi evidentemente non ho realizzato qualcosa di quello che mi ha portato. Mi piacerebbe raccontare in due parole la trama del libro, che è molto semplice. La scena si svolge integralmente all'interno di un appartamento. L'appartamento è una sorta di scena del delitto, nel senso che è l'appartamento di una donna di nome Nena, e viene visitato dal padre di questa donna, Nino. Il padre ha questo compito ingrato ma obbligato di visitare questo appartamento a una distanza di circa 3 settimane dal suicidio di sua figlia. E all'interno di questo appartamento rinviene una serie di prove, indizi, testimonianze dirette della figlia, cioè una serie di scritti che questa donna ha lasciato, una serie di frammenti della sua storia esistenziale. Alla fine questo romanzo è una sorta di falso giallo, nel senso che c'è una vittima e ci può essere un colpevole. È un po' questo il quesito: chi è il colpevole di questo suicidio? Questo è particolarmente attuale come tema. La giornata mondiale quest'anno è dedicata allo stigma. Per due parole, la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio è un'iniziativa dello IASP, che è un'associazione internazionale, una ONG, un'organizzazione non governativa nata nel 60, che da 10 anni, esattamente da 10 anni, promuove questa giornata di riflessione sul suicidio in ottica concreta, operativa, cioè in ottica preventiva. Ecco, ogni anno dedica uno spazio particolare ad un aspetto della prevenzione del suicidio, e quest'anno è lo stigma. Lo stigma cos'è? È quel segno che viene inciso sulla carne di chi tenta il suicidio, di chi l'ha attuato e di chi resta, i cosiddetti sopravvissuti, quindi i familiari dei suicidi, ma anche di chi ha dei problemi psicologici e psichiatrici e si rivolge a qualcuno per chiedere aiuto. È quella specie di bollino rosso, giallo, quello che si vuole, che segnala l'anomalia di chi desidera morire, l'anomalia di chi ha un familiare che l'ha fatto e l'anomalia di chi, per esempio, va in cura da cui si tratta, che si trova ad essere in qualche modo guardato con diffidenza. Ecco, il co-protagonista del romanzo Capelli è Nino, ed è sicuramente una persona colpita da questo stigma in quanto padre e quindi maggiore indiziato della morte della figlia.